ওকে, সো আমরা এর আগে একটা ভিডিও দেখছি কিভাবে ইমেজ আনতে হয় এখানে। সো আমরা এখন যাবো ইমেজগুলো নিয়ে আসতে। ইমেজগুলো দিব এই জন্য যে আমরা এক্সট্রা কিছু শিখতে আসছি, সেটা হচ্ছে এই দুইটা জিনিস অলমোস্ট সেম বাট একটু ডিফারেন্ট আছে। কে কথা শোনো, নুমেরি ন্যাচুরালি, যেটা আমি বলতেছি নুমেরি ন্যাচুরালি, ওর সিম্বল হচ্ছে এন, কুইসা জেতা নুমেরি রেলাটিভি, আনসি নুমেরি ইন্টারি রেলাটিভি, পাই কু কে উন ইনসেমে মোলতো এনর্মে পিউ গ্রান্দে নুমেরি রাজিওনালি, রাজিওনালি সিগনিফিকা i numeri che si possono scrivere come una frazione. Frazione vuol dire un numero sopra e un altro numero sotto la linea della divisione. Cioè, adesso scriverò e dire come 3 bhag 4, 3 diviso 4. Questi sono numeri razionali. Ma perché questi qua sono dentro? Perché anche questi numeri li possiamo scrivere come una frazione. Così pure anche il numero con la virgola. Solo che dentro i numeri razionali abbiamo anche quest'altro piccolo insieme che in realtà è dei numeri irrazionali. Cosa vuol dire? I numeri di solito irrazionali significa che questi radice di 3 non si può scrivere come una frazione. Cioè, nel senso che no, si può scrivere solo che sono chiamati irrazionali, mentre i numeri reali, cioè sono tutti i numeri che si possono scrivere con le virgole decimali. E quindi dobbiamo dire che cosa so, quali sono i numeri naturali. Non so perché. Ah, si vede. Allora, i numeri naturali quando andiamo in giro per un campo, vediamo 5 uccelli. Iniziamo a contarli in questo modo. 1, ok, penna. 1, 2, 3, 4. Questi sono insiemi di numeri naturali. Cioè, nella natura, quando noi vediamo un oggetto, ora andiamo avanti a pensare cosa sono questi numeri interi, questi z. Per capire, iniziamo a fare una linea di, anzi, io preferisco vedere questa cosa qua come un pozzo. E qua tu scendi con delle scale, una scala, 2, 3, 4, 5, 6, meno 1, meno 2. Allora, cosa significa? Se fissiamo questo numero come 0, anzi, cancelliamo questo pezzo qua e facciamo questo qua come la terra. Ok, ora questo è lo 0 quando siamo sulla terra. Quando andiamo sotto il buco è meno 1, meno 2 e qua siamo a meno 3. Mentre se andiamo su con le scale, diciamo qua siamo in più 1, più 2, più 3, più 4. Ora, qual è il bello di questo numero razionale? Razionale significa, scusami, numeri interi relativi, perché? Interi significa, dice, prendiamo tutti questi numeri da meno infinito, simbolo infinito vuol dire che non finisce più, a più infinito. Tutti questi numeri, ovviamente tutti i numeri di tipo naturale, per esempio 1, 2, 3, solo che è cambiato segno meno. Noi questi insiemi insieme li chiamiamo come Z.
Abbiamo detto che questo insieme lo chiamiamo z. Ora, perché arriva la parola relativo? Significa che volendo potremmo pensare a prendere solo i numeri positivi, cioè questi, e allora li indicheremo con questi. In realtà cos'è che possiamo dire? Che questa cosa è uguale al numero naturale, perché quando usciamo in natura usiamo sempre le cose 1, 2, 3 così, no? Possiamo contare 1, 2, 3. Quindi, se consideriamo solo i numeri positivi di questo insieme z, in realtà stiamo considerando i numeri naturali. Mentre quando andiamo a considerare solo i numeri negativi, quindi li indicheremo con z, meno, ora significa che in realtà stiamo prendendo, andiamo su una pagina nuova, questo numero naturale, solo che viene moltiplicato con un meno 1, cioè tutti i numeri di questo insieme 1, 2, 3 viene moltiplicato con meno 1, quindi diventa meno 1, 1 diventa meno 1, meno 2, meno 3, meno 4 e così via. Abbiamo cercato di spiegare un attimo che cosa sono questi numeri naturali, cioè sono oggetti che noi vediamo in natura e possiamo contarli, tipo 1, 2, 3. Mentre definiamo i numeri interi quando prendiamo questi numeri e li mettiamo un meno davanti, cioè moltiplichiamo con meno 1. In questo modo possiamo chiamare anche numeri interi relativi, cioè quelli solo con meno o solo con i più. Ora dobbiamo vedere questo Q, che è un po' più grande. Che cosa significa questo Q? Significa che i numeri. Aspetta, forse è meglio se spostiamo qua, così andiamo un po' con ordine. Questi Q sono tutti quei numeri che possiamo scrivere come numeratore. Sotto abbiamo un denominatore. Il metodo più bello è insieme di tutti quei numeri fatti così. Ovviamente. Questo n può essere parte di quei numeri interi oppure di solo questo insieme n. Prima avevo sottolineato che avevo messo due cose per fare, per dare più importanza, che per indicare che non è solo una retta, ma è un insieme, cioè un gruppo di numeri. Insieme significa che dentro quel Se, dentro quel gruppo ci sono un sacco di numeri. Quando ci sono più di una cosa, più di un elemento, si dice più di una, si dice che una è un. Dunque, lo stesso vale anche per D. Anche con D può essere appartenente sia a Z che a N di numeri naturali. Ok? Ora, tutte le volte che possiamo rappresentare un numero come una frazione, cioè un numero sopra un numero sotto, cioè un numeratore diviso denominatore, questo numero si dice un numero razionale. La parola è, forse arriva dalla parola frazione, Cos'è questo? razionale. Mentre che adesso cerchiamo di spiegare un attimo questa cosa qua, irrazionale, cioè, questo esempio è un po' più complicato, una roba più banale è questo, cioè questi numeri irrazionali, che sono come delle virgole, solo che qua è una virgola infinita, cioè non c'è un fine. La definizione dice che questi numeri sono infiniti o illimitati, ma non periodici, cioè non ripetono tipo all'infinito, cioè che continua 3, 3, 3 e così via. Non si. Dopo la virgola, ciascun numero è diverso. Non continua così, 7, 7 e 7 fino all'infinito. Ok, facciamo così sto togliendo la continuità. Quindi tutti i numeri di questo tipo che mi portano a numeri con virgola e queste cifre che non finiscono e non sono periodiche, cioè
periodica vuol dire che si ripete è lo stesso numero fino all'infinito, sono detti irrazionali. Infine, numeri reali, cioè questo numero R è l'insieme di tutti i numeri, sia di Q che di I, che di Z, che N. Per questo si dice che dentro questo enorme numero è contenuto questo enorme insieme di Q. Anzi, dentro questo enorme insieme R è contenuto questo. Dentro questo c'è una piccola parte che è irrazionale. Dentro questo troviamo interi. Perché diciamo che dentro Q c'è intero? Se io scrivo 4 fratto 2 diventa un 2. Questo 2, questo è di Q. Mentre questo è di Z. Più. È per questo che si dice il Z è, facciamo un insieme, no? Un gruppo di numeri, ma tutti questi numeri è dentro questo insieme che lo chiameremo Q. Mentre Q è contenuto dentro questo enorme insieme R. La definizione di questo coso qua. Di questo, cioè, dice che tutti i numeri che noi possiamo immaginare, no, no, scusa, mi correggo, non tutti i numeri che possiamo immaginare, tutti i numeri che noi possiamo scrivere in questo momento sono, cioè, sia numero fatto scritto così, sia numeri con le virgole, oppure numeri che dopo 10, 5, 3, 3 si ripete all'infinito. E così via, che si scrive a volte con 10,5 3 con questo simbolo sopra, significa che questo 3 continua a ripetere fino all'infinito. Sono tutti dentro questo R. Quindi R, torniamo all'immagine sopra. R, questo R comprende il Q. Dentro il Q abbiamo questo Z. Dentro Z abbiamo numeri naturali. Credo, non so se sono stato molto bravo nel spiegare, però cioè, anche l'immagine spiega molto, solo che ho cercato di far capire cosa vuol dire, come sono chiamati. Per esempio, ho dato un nome a questo Z? No, allora inizio a dare a questo nome Z insieme di numeri. Interi e poi c'è intero relativo che è z più interi. Vediamo se si può scrivere anche come testo perché così è meglio. Poi vediamo z e n. Chissà per quale ragione qua devo scrivere come n insieme di numeri naturali. Naturali. Poi andiamo su una pagina nuova, meglio. Q irrazionale, forse ho già scritto questo. Q, no, qua non viene. No, non trovo, vabbè, la riscriviamo. Ah, eccolo qua, razionale. I per irrazionale. Irrazionale. Comunque, R finalmente. Reale. O reali, perché sono tanti numeri. In internet ci sono tantissimi siti che spiegano, video che spiegano. Comunque, se questo è stato utile, fatemi sapere, ragazzi. E se avete domande, scrivete pure nei commenti, vediamo di rispondere più chiaramente possibile. Vi ringrazio, grazie.